Le esigenze erano di due tipi: da una parte dare esperienza ancora alla squadra, all'ossatura della squadra in vista dell'impegno di aprile contro la Slovacchia, dall'altra parte, essendo un torneo amichevole, potevo sostituire alcuni giocatori che mi posso fidare, hanno dei compiti specifici, provando altri ragazzi soprattutto che si stanno dimostrando all'altezza con le squadre giovanili, e per cui questa è un'occasione per vedere a che livello sono. È l'antipasto di un ricambio che dobbiamo aspettarci? Non guardiamo l'età, diciamo che anche la squadra che ha cominciato queste qualificazioni non è anziana, è che io devo cercare di mettere in campo quello che secondo me sono i migliori giocatori che in questo momento l'Italia può esprimere. E sicuramente queste qualificazioni, gli europei, sono un crocevia per alcuni giocatori che devono, a mio modo di vedere, spararsi tutte le proprie chance per poter restare in nazionale, perché è vero che non guardiamo la carta d'identità, ma siamo ben consci che la giovane età, l'entusiasmo possono dare qualcosa in più, per cui la nazionale sarà sempre così, non sarà mai una squadra chiusa con i 18 giocatori, ma ci sono situazioni come queste dove si possono tranquillamente provare alcune alternative. Giovani che dovranno fare i conti anche con un po' di tremolio di gambe, tra virgolette, perché Montenegro e poi la Croazia, una delle potenze della pallamano mondiale, che poi tra pochissimo va ai campionati mondiali. Siamo in effetti orgogliosi dell'invito che ci ha fatto la Croazia, sicuramente ha bisogno di uno sparring partner non troppo forte, ma neanche ridicolo che possa non sfigurare. Da questo punto di vista i giovani non credo che tremeranno troppo le gambe, perché soprattutto se parliamo dei due fratelli Mengon, hanno dimostrato una grande maturità. Lo stesso Bortoli, che gioca in un campionato di Serie A nel suo ruolo, può sicuramente fare le stesse cose che fa nella sua squadra di club. Poi ci sono dei giocatori dove come Striker, che non stanno troppo giocando in campionato, ma fisicamente ha una prospettiva internazionale, e il mio dovere è testarlo. Sicuramente non è ancora all'altezza di sostituire un giorno Maione, ma questa è un'occasione per lui dove le gambe non gli dovranno tremare.